un'edizione contrassegnata da un gioco difensivo spesso duro, non spettacolare. In questa finale invece si sta onorando il gioco del calcio, ottime giocate da una parte e dall'altra. Qui Hurst non riesce a controllare il rilancio con le mani di Gordon Banks, il rimpallo con il pallone che termina in fallo laterale, rimessa con le mani a beneficio dell'Inghilterra, già battuta da Alan Ball all'indirizzo di Bobby Charlton, che cerca il passaggio di ritorno, ma Ball si era già indirizzato in avanti sperando nel lancio lungo. Intervento in ottima copertura difensiva da parte di Cohen, il break inglese, il tocco di Cohen in direzione di Roger Hunt, l'attaccante del Liverpool, porta palla sul sinistro, conclusione che parte, respinta da Weber, ancora palla viva per gli inglesi, ma è sbagliato il passaggio in avanti da parte di Peters, e allora può ripartire la Germania con Overath. Il tocco all'indirizzo di Beckenbauer, Held con calma, fa salire Weber. Overath lascia sfilare il pallone, il lancio profondo per lo scatto di Emmerich, la scivolata di Jack Charlton a mettere palla in calcio d'angolo. Buon intervento in scivolata del centrale difensivo della nazionale di Alf Ramsey. Cerca spazio per andare al cross Haller, il pallone sorvola la porta di Gordon Banks. Continua una buona pressione offensiva la Germania, ispirata dal centrocampista campione d'Italia con la maglia del Bologna nel 1964. Intervento del direttore di gara Dienst a sanzionare il fallo di Alan Ball, non sembra d'accordo con il fischio del direttore di gara, il 21enne centrocampista dell'Inghilterra, il giocatore più giovane tra gli 11 mandati in campo da Alf Ramsey. Ci prova dalla grande distanza con una conclusione velleitaria Hodges, tutto facile per Gordon Banks. Può ripartire l'Inghilterra sul settore di sinistra con Charlton, che è evitato in bello stile Beckenbauer. Il lancio di Bobby Charlton verso il numero 10 Geoff Hurst, anticipato dal colpo di testa di Willy Schultz. Ancora palla vagante nel cuore del centrocampo, l'intervento di Uwe Seeler, che subisce il contrasto in ritardo di Martin Peters. Lascia giocare Dienst,